Anche oggi andremo a fare un giro al teatro all'aperto e improvvisato e gratuito. Gratuito. Quindi venite con noi perché anche oggi ne vedremo delle belle. Eccoci qua, ci stiamo incamminando tutti e tre, Sì, andiamo al nostro teatro. Smettila, prova sempre a rubare i soldi. Ma è ladruncolo. Ma c'è qui pazzo, cioè. Sta sempre a sta. Ma c'è soldi. Ma mi ha rotto tutte le saccocce, ma sta tu... sempre a intingere. Ma che bello. E che? Ma tu sai dove devi intingere? È morto il questo è un cincilla pazzesco, ragazzi, un cincilla proprio che fa come vedete, teatro all'aperto, cioè ci sono sempre delle sorprese nuove. Pensavamo di stare lì nella sede invernale, ma dato la temperatura ormai più che primaverile, si sono trasferiti nella panchina dove è nato tutto. Quindi andiamo a vedere, andiamo a sentire, andiamo a tastare cosa succede. C'era la cantina dei Franco. Eccoli! Di che si parla oggi? Di rubamento. Di che? Si parla che c'era quando arrivavano i carretti una volta col mosto. Col mosto. Quindi siamo sulla vinicoltura. Sulla vinicoltura. Sull'eno gastronomia. Sull'eno. C'era un Olano. Sull'eno ano. C'era uno sempre che saliva dietro senza farsi vedere. Salivano sulle le cannucce, sopra le botti, ai tappi e succhiavano il mostro. Partiva il carretto col mostro e loro rubavano il mostro. Beh no, con la cannuccia. Io mai fatto. Mai non hai capito allora che erano mai fatto. Ora, cioè, vorrei presentare tre personaggi nuovi, ma non nuovi, nel senso sono nuovi adesso perché li presento adesso, ma sono da anni che presenziano qua. Inizierei dal CT della Nazionale, Mister Spalletti. Luciano. Spalletti. Luciano, saluta. Ciao. Speriamo per l'Europeo tutto a posto. Tutto a posto. Poi abbiamo il grande Leo Gullotta, saluto. Arrivederci. E abbiamo anche Sgarbi, Capra. Ma via, va scemo. Ricordiamo che qui può venire chiunque, sì, vero? È aperto a tutti. È aperto a tutti perché noi siamo aperti a tutti. Esatto. Chi vuol venire, noi accogliamo tutti a braccia aperte. Braccia aperte. Chiunque vuole venire, venga. Venghi. Anzi, venghino signori. Venghino signori, venghino. Non ce l'hanno per 100, ma per 50. Ma che dico? 20, anzi 10. Venite che è gratis. Quindi vengono, quindi, possono sì, venire venite, tutti, siamo venite contenti. Pure. Vi aspettiamo. Aspettiamo numerosi. Sì. Testa di cazzo! No, non mi convince! Terrorista, bombarolo! Bombarolo! Giù le mani! Bombarolo, bombardiere! Bombarolo! La picombella, e se tu chi è stato? Mannaggia. Terrorista! Bombarolo! Mette giù le mani! Fino a ritardo! Che peluche cattivo! Il giacchetto! Mamma mia, che peluche cattivo! Ma chi è l'accendino? Chi è l'accendino? Caprone. No, tu sei il bombarolo, capo. Così ragazzi, ma caprone, è una roba pazzesca. Caprone. Ecco, è partito Cazzus Clay. Destro-sinistro, antipasto misto. Eccolo, sta sorridendo, ma è un picchiatore nato. Eccolo. Ci sono anche i fan che fanno i video da fuori. Oh, finalmente sei levato di cui. Perché? Il ciclista. Ma sta sedendo la sella, va avanti, va dietro. Argira, gira di qua, gira di là. Si vede che non scende. Ma che dissing, questo è un dissing. Non scende. Pure chi la rubano. Al teatro all'aperto abbiamo anche una formula magica. Sì, 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 sì. Che fa dei miracoli. Vai, vai. Eccola. Che nasca tappusti scatramato, smocola le bombe. Olè, olè, olè. Questa è magica, imparatela tutti, nascatapusti. Scatramatos, mochelele, bombe, olè, olè, olè. Ma via, va, scemo.
Ma è possibile 80 anni? Ancora sta roba là, sta a fare il bucciotto. Prego, 85. Meglio. Però io ho un fisico bestiale. Mazzante. Ci vuole un fisico bestiale, sì, no, per fare quello che ti pare. Ci vuole un fisico bestiale. Ma metti il giacchetto che ti che fa male. Che ti piace la polmonite. Con le scarpe di c***o. Ma con le scarpe di c***o. Ma come? Che è una bruttese? Sì, sono del Burandurundi. Burga Madonna. Ma questo l'avete comprato nel Burandurundi? Sì, Burga. Ho fatto ah, beh, allora. I cambi non ci chiappa mai. Non capisci niente. Quando la fai i cambi non ci chiappa mai. Tutte le perdi. No, ma... le perdi, le sì, ma c'è uno che ha chiuso un occhio. Dal dispiacere, quando vanno eliminato, anche inappetente, prima di tutto vanno mandati a casina, non dati i calcetti, prima di tutto vanno mandati a casina, parla della storia tua. Vabbè, la Juve è un disastro, che vuol dire? Chiudiamo qua con dei dibattiti calcistici, scusate, mi viene da ridere. Ci vediamo alla prossima puntata, scrivetemi qua sotto cosa vorreste vedere al teatro all'aperto. Ciao ragazzi, salutate! Ciao, compratevi a Rapao! Saluto, no? Saluta! Arrivederci! Saluta! Ma va a f***o!